assegna a questi pianeti extraplutoniani dei fantasiosi nomi indù, si chiama Brahma, Shiva, Kali. Avverte il lettore di stare attento a come li disegna, perché per esempio il glifo di Kali lo disegna modificato, altrimenti nuocerebbe a chi lo disegna e a chi lo vede. Sono letture che uno magari da giovane fa e dice, però interessante questa cosa qua. Questo è un pazzo, però mi piace. E poi devo ipotizzare anche l'esistenza di Vulcano, che non è il pianeta di Star Trek del vulcaniano che fa il saluto così, ma si trova tra Mercurio e Sole. Sarebbe la congiunzione con Vulcano la responsabile del fenomeno della combustione, che l'astrologia tradizionale attribuisce invece al passaggio di un pianeta nella famosa via combusta. È una cosa molto interessante, alcuni di questi pianeti ipotizzati o sognati di notte, non so, da Leclerc, avrebbero un moto costantemente retrogrado. Studia un ciclo di circa 18-19 anni che è attribuito al cambio di segno del nodo lunare. Quindi anche qui, quando il nodo lunare cambia di segno, potremmo avere indicazioni sulla nuova fase un po' dell'umanità. Addirittura anche in questo semplicissimo elementare testo di astrologia che usciva a fascicoli settimanali quando io ero giovane e sbarbato, però anche qui trovate, per esempio, indicazioni di astrologia mondiale, perché quando va a dire Saturno si trovava in Capricorno dall'anno tale, qua là, questi sono calcoli che potete fare tranquillamente voi. Andate a vedere queste cose, andate a vedere i pianeti dei segni, però pianeti lenti. Quindi qualsiasi manuale di astrologia, Namburgo anche ne parla. Quando parla, per esempio, Urano in acquario, qui segnatevi, andate a vedere, nelle efemeride o con i vostri software o su altri testi, segnatevi gli anni. Urano in acquario, era in acquario dal al. La prossima volta sarà in acquario dal al. Ed è così che, a mio avviso, si fa minimo di astrologia storica, diciamo spicciola, ecco, alla portata di tutti. Si scopre che l'esorcizzazione del simbolo e l'astrologia, tra virgolette, attiva risalgono parecchio a dietro. Tutta la storia dell'umanità è così. Sinceramente, le eclissi non le uso. Fanno delle scelte nella vita. Io ho scelto di fare un'astrologia semplificata per venire incontro alle mie capacità mentali. Quindi certe cose le uso, ma no, e altre no, ma non perché non le ritenga valide, al contrario, è semplicemente perché in un certo senso mi sono, tra virgolette, specializzato, mi piace approfondire certe tematiche. Poi magari, per esempio, anche a livello di interpretazione del tema natale, della genitura individuale, io non uso i nodi lunari, non uso le parti arabe, non uso gli asteroidi, però in privato mi faccio fare anche, chiedo anch'io consigli a colleghi e colleghi astrologi, e devo dire che tutte le volte che mi hanno parlato di Chirone, Eris, del nodo, di qua e di là, io devo dire, ma sì, insomma. Pure per esempio le progressioni, le direzioni simboliche, io non le uso queste cose. Io per fare le previsioni uso rivoluzioni solari, lunari e transiti. E penso alla mia veneranda età, inutile che mi metta adesso a studiare e a provare delle cose che ho già provato quando ero adolescente e muovevo i primi passi in astrologia. Anche il discorso appunto dei nodi lunari, anche il discorso della triplicità in cui avviene una certa congiunzione, sono cose molto, molto interessanti che sicuramente danno informazioni in più. L'astrologia, il bello dell'astrologia è che, a mio avviso, è un sistema di informazioni sovrabbondanti. Cioè, pur partendo da punti di vista diversi, utilizzando metodi diversi, dà delle informazioni che tendono a convergere. E quindi, come lo vogliamo vedere, ci sta dicendo 2020, anno di svolta.